Presidente del Centro Sportivo Italiano è Massimo Achini, qui per ridare forza e voce allo sport di base. Con quali obiettivi e quali prospettive? Ma intanto bisogna sottolineare che oggi è il tempo di prendere una grande decisione. Tutti sappiamo che cosa rappresentano le società sportive di base per questo Paese. Un patrimonio dal valore inestimabile, un patrimonio educativo, un patrimonio sociale, una quantità di bene infinita che cambia in meglio la vita delle persone, della società, delle famiglie, di un territorio. Oggi bisogna decidere se valorizzare oppure se buttare a mare questo grande patrimonio. Le società sportive sono in grande difficoltà, ogni giorno lottano contro mille problemi di burocrazia, di adempimenti formali, di fatiche, di soldi che non ci sono, e credo che oggi questo Paese, le istituzioni di questo Paese non possano più perdere tempo. Questo è il senso dell'appuntamento Diamo Voce allo Sport di Base. Dopo un primo incontro ormai quasi un anno fa per segnalare, per accendere i riflettori sulle esigenze delle società sportive, oggi si vuole dire che è tempo di decidere. È tempo di decidere una grande rivoluzione culturale che porti a mettere al centro le società sportive di base come patrimonio di questo Paese. È arrivato il tempo di scrivere la parola sport nella Costituzione, è arrivato il tempo di avere una legge quadro sullo sport non più rimandabile. Da troppi decenni si parla di questo senza mai arrivare al traguardo. È arrivato il tempo di capire culturalmente, di far parlare i media di questo Paese dello sport di base, di capire l'importanza dello sport e dello sport di base per il bene del Paese. Poi è arrivato il tempo di prendere decisioni per semplificare. La fiscalità sta uccidendo le società sportive, bisogna avere 3 lauree oggi per riuscire a gestire gli aspetti di adempimenti giuridici e fiscali di una società sportiva di ragazzini. È arrivato il tempo di semplificare in termini di materia di certificazione sanitaria. Oggi, dopo il decreto Balduzzi, nessuno in Italia ha capito, questo è assolutamente geniale, nessuno ha capito che tipo di certificato medico deve fare chi. Cose semplici a portata delle società sportive. E soprattutto è arrivato il tempo per le istituzioni di comprendere che in un momento di crisi, di grande difficoltà, come quello del nostro tempo, davvero non si può più perdere tempo nel non valorizzare un patrimonio straordinario come quello dello sport di base. Grazie Presidente, in bocca al lupo anche a voi.